We are live. Hi. Hello, Rosa. Hi. We are live, and so we are attending about some people who are joining to us. Okay. Good. You can see the comments on your right. Do you? Or not? No. So this is. I just can see you and me. I see you. Mm-hmm. Okay, and I will read the comments for you because the most of the comments will be in Italian. So yeah, maybe I can understand probably, but I will. Okay. The only thing is that I couldn't get my work the StreamYard on my iPad and on my laptop, just on my iPhone, so I can see everything really small. Okay. So no, don't worry. I will translate for you, and so yeah. I read to you the comments. So now we are 38, and I go to say hello to our friends. Okay. Mm-hmm. Now I have to put up and down my eyeglasses. Yeah. No down problem. To read and up to watching you. Okay. Work the on my ID. Ok, bene. Allora, ciao Vita, ciao Manuela, ecco anche Giovanna, e abbiamo tante amiche in diretta. Vi presento Rosa Roja. Rosa Roja è l'inventrice del metodo AppliQuick, e oggi è con noi in diretta streaming da something in the Guissoi. It's okay, Rosa? Yeah, it's okay. Hello? Yes, in Spagna. E Rosa è stata molto, molto contenta di accettare questo invito per fare una dimostrazione molto, ma molto dettagliata di quello che è l'uso dei prodotti AppliQuick, quindi l'uso di tutto quello che è il metodo AppliQuick per appunto realizzare un applique proprio a regola d'arte. So Rosa, I say to all my friends that you are. Yes, I can understand. I can understand. Okay. You. Okay. Good, I think I understand you. I did. So. Okay. Allora, so. Se thank parlo piano, Rosa, thank you. Thank you very much. Perché con lo spagnolo. Yeah. Say hello to everybody and. Ok, vi saluta. Saluta tutti voi che siete qua con noi. And, siamo in tanti. Grazie per invitarmi. Oh, grazie a te. È veramente un piacere. Io ho conosciuto Rosa di persona durante due corsi che lei ha proposto qui in Italia attraverso il mio rivenditore ufficiale di prodotti AppliQuick, e appunto ho partecipato perché il primo per provare, il secondo per gustare. Mm-hmm. Ho provato a realizzare i lavori con AppliQuick proprio andando un po' contro quello che è la mia abitudine di fare un patchwork tutto tagliato con la rotella, e il secondo proprio per rilassarmi cucendo con Rosa, dove ho imparato tantissime curiosità e aiuti speciali per appunto lavorare con questo prodotto. Ora siamo anche in 75, quindi siamo in tante. Vi aspetto ancora di più perché prenotate ce n'erano tante. Ah, ecco, volevo, sai cosa? Voglio registrare, se riesco, ma forse no. Non è Zoom, con Zoom si può registrare, invece questo no. Allora, io vi faccio vedere intanto che avete visto, dimmi Esa se si vede. Mm-hmm. Bella. Ok, abbiamo realizzato questo pannello che può diventare così un cuscino,
Quindi se noi lo chiudiamo a cuscino, appunto ce lo godiamo così com'è, oppure diventerà una parte di un quilt. Questo lavoro di appliqué è stato proprio fatto, ecco così, è stato proprio fatto con l'uso di questi fantastici prodotti, appunto, che sono stati studiati proprio calcolando la manualità delle persone. Però vediamo, saluto un pochettino le persone e poi cominciamo con una bella dimostrazione. Rosa ha una telecamera potente ma un pochino lontana, ma le cose essenziali voi riuscirete a vederle molto bene. Ecco, cerchiamo... excuse me, Francesca, excuse me, can you repeat in English, please? Okay. So this job was made with the applique yeah. method, and mm-hmm. so it will be in a pillow. Just a pillow, yeah. But yeah. It's so beautiful, and I think that I will make a very quilt with other flower. Yes, other kind of flower, also in applique, and so with a border in patchwork technique. To make this flower, I have this pattern. This pattern that are a pattern who are in a kit of a stencil that I would like to just tell me when you talk to me, just tell me in English, but the rest I can understand, I think. So I say to my friends that now you will try to demonstrate your technique, the start technique about the applique. What are the important of the material, applique material, just like the rods, the tools. Yes, the tool and the glue, and why we have to try the original applique tool, not the other tool, because they are made really for. Yes, I will explain in my demo. In my demo, I will explain every product, and I will explain why they are different, why they are special. Ok, allora la Rosa adesso ci spiegherà appunto durante la sua dimostrazione perché utilizzare al meglio e utilizzare i prodotti originali applique, cosa danno in più rispetto a un prodotto non originale e come è il giusto metodo per utilizzarli. Quindi now you can go on with your demonstration. You want me to start? Yes, you can start. Yes. Okay. So I think, I don't know if everybody knows me, my name is Rosa Rojas and I am the inventor of this technique and these tools. Non so se vi conosce, se voi la conoscete tutti, lei è Rosa Roja ed è l'inventrice. Okay. Applique is a new way, is a new concept to do applique, easy, quick and fun, and I'm going to show you how to work with them. Ok, potete scegliere. Sto cercando di togliere questa barra che mi dicono che dà fastidio e non sono capace di toglierla. Vediamo se fare così, no? Così. Adesso, ecco, ok. Adesso Rosa andrà a dimostrare quello che è il suo lavoro a noi attraverso il video. Okay, Rosa, you can start. Okay, so we have, I want to tell you that from now, we have been working with our fingers to do applique till now, but from now, no more fingers. We are not going to work with our fingers. We are going to work with the tools, because the tools, they are going to be an extension of our fingers. Okay. Allora, fino adesso tutti quanti avete lavorato con le vostre mani, se non avete ancora usato questo metodo, e avete utilizzato le dita per lavorare nell'appliqué. D'ora in poi, attraverso questo metodo, non utilizzerete più le dita, ma utilizzerete questi prodotti che saranno l'estensione delle vostre dita.
Okay, we have two different tools, double point and a flat. Can you see the shape of the... Loro, allora, adesso voi avete questo prodotto che ha una diversa forma da una parte e dall'altra, e anche nell'altro ha due punte e una punta dall'altra parte, mentre nell'altra bacchetta ha una piatto, una parte piatta e una parte con la punta. Ok, and then point and point, ok? Double point. Can you see my table? We can see. Yes, it's a, so sorry. Do you want me? Let me do something, please. Let me put it closer. I would like to work. Like can you this. See there now? No. Okay. Okay. So now we can see better. Yeah. Okay. So. We're going to use double point to hold and the flat to turn the seam allowance. Okay? Okay. Allora, sorry, I didn't understand. Yes, sorry. We are going to use double point to hold our pieces and then the flat to turn the seam allowance. Ok, allora noi possiamo usare la punta per tenere fermo, mentre la doppia punta, quindi il tool con, ecco, messo così, questo, che è nella confezione una coppia, quindi li avete tutti e due. Utilizzerete questo per tenere fermo, mentre la parte piatta dell'altro, quindi questo qua che ha una parte piatta, lo utilizzate per piegare indietro il tessuto sulla carta. So, please, depending on the shape we want to turn, we have to use the four points in combination between them. So we work with four different points. Allora, dipendenza del fatto che voi abbiate un disegno più o meno arrotondato o dalla forma, eccetera, utilizzerete le punte e le doppie punte in maniera sempre alternata a seconda di quello che voi avete bisogno. Okay, so to work with AppliQuick, we need AppliQuick Fusible and glue stick for fabric. Ok, allora per utilizzare il metodo AppliQuick, voi dovrete utilizzare la tela dell'AppliQuick, che è una tela apposta, non è una tela, è proprio quella marchiata AppliQuick, e la colla sempre che è marchiata AppliQuick. Anche questa ha un suo motivo speciale. La fusiline AppliQuick, the difference with another fusible, with another interfacing, is that AppliQuick fusible is really light. When we iron it, it's a bit thicker because we need to fill the edge, okay? But then when we manipulate it to stitch, when we place them on the background and we manipulate it to stitch, the more we manipulate it, the softer becomes. Okay? So this is the main thing of this fusible. The more you manipulate it, I mean, when you sew the fusible, it's like nothing. It's like, and when you wash it, it's like nothing. The shiny side is like a kind of glue, and it disappears when you wash it. Ok, la particolarità di questa friselina, che è una friselina molto diversa dalle solite friseline dell'appliqué, questa friselina è al momento molto leggera quando la prendete in mano, quando la stirate diventa un pochino più resistente perché in questo modo riuscite a piegare bene il tessuto sulla carta, ma mentre al momento vi può sembrare che questo lavoro diventi un pochino più rigido, nel lavorarlo e nel tenere in mano la carta si ammorbidisce. Anche la colla con il lavaggio e come la carta diventano proprio morbidissime. Non sono, la carta non è solubile in acqua perché sennò non potrebbe funzionare, ma diventa morbida e non si sente più. È come il tessuto? Sì, diventa come il tessuto. Okay. And the glue. This is the AppliQuick glue stick. This is our new glue. And the main difference with any other
glue in the market is that this glue takes long time to dry. Questa colla, che è una colla stick, potrebbe sembrare come una colla acquistata normalmente in giro, anche nelle cartolerie, ma non è così. Questa colla è stata studiata perché è un pochino più morbida e impiega un po' più di tempo nell'asciugare. Mm-hmm. This is really, really good, because that means that we have more time to work in our pieces. We can apply the glue in big sections. We don't need to apply the glue in a short, in a small section, work on it, another one, work on it. We can apply the glue in the whole section and we can work on it. So okay, this is, and we have time to rectify our shapes. Yeah. È una cosa molto importante questa, perché mentre con gli altri tipi di colla voi dovete fare dei pezzettini piccoli e poi lavorare, con questa colla potete portare appoggiare la colla su un pezzo molto più grande e poi lavorarlo. Ma non solo, una volta che avete piegato potete, lei chiama rettificare, detto in italiano, però potete aggiustare il vostro lavoro e quindi perfezionare la vostra piega. Mm-hmm. One of the most important things on this glue is the way we have to apply it. We have to apply it on the seam allowance, mainly on the seam allowance. I will explain to you. I'm going to show you how to do this and I will explain to you. Allora, l'importante di come è anche, oltre alle altre cose, come si mette la colla. La colla va messa nella parte della stoffa, quindi nella parte di noi abbiamo tagliato il pezzettino di carta e abbiamo fatto con la stoffa un pochettino in più, che è la parte di cucitura, quella che va dietro, che viene piegata. Noi dobbiamo mettere la colla lì. Mm-hmm. Ok, so now let me show you how to do this silly design, but in this way I'm going to show you how to do a straight line. I will show you how to do a very closed curve, and then I will show you how to do a perfect point with applique. Okay. Il motivo per cui ha scelto questa forma è perché con questa forma vi fa vedere la linea diritta, la linea rotonda, la parte concava dove appunto il tondo gira inverso e poi anche dove c'è la punta. Quindi in una forma sola Rosa ci farà vedere come fare tutte le varie forme. Ok, so now I'm going to cut the seam allowance. The seam allowance, never cut less than a quarter of an inch, 3 millimeters, never less. Okay. La misura di taglio della stoffa in più rispetto alla forma non deve essere meno di un quarto di pollice o quantomeno 3 millimetri. Mm-hmm. Even if you want to do small pieces like this, oops. Here, small pieces like this. The seam allowance, never less than 3 millimeters. Do you work in millimeters or inches? Everybody. Okay. Like okay. Inches. Allora, so, anche nei pezzettini piccoli, come vedete, guardate la differenza tra il suo dito e la bambolina, vedete che quindi pensate che la scarpina della bambolina è la metà del suo dito, quindi è veramente piccola. Mm-hmm. Anche lì, la misura di taglio, quindi di cucitura, diciamo, di eccedenza del tessuto, non deve essere meno di 3 mm. Guardate che cosa ha fatto, è un pallino di tessuto che io impazzisco veramente, che vi dirò, sarà grande come la punta di questo di questo scolletto. Never less than 3 mm. I will show anche you in questo, okay? La stoffa in più deve essere non meno di 3 mm. Ok. In applique everything is special for applique, and everything is special has a reason. Applique scissors have the particularity that they are microserrated in one side. I'm sure you cannot see the microserration. I don't know. No, I don't think so. Okay.
Good. Yeah, there is a microservation side in this, just in one side. And the reason is that when we cut Fabric or when we cut the Fusible with normal scissors, we cut end slices. Okay. Ok, allora, in ogni prodotto di AppliQuick c'è un motivo per cui è stato pensato, quindi ha una caratteristica particolare e ben studiata. Le forbici AppliQuick, questa è la più piccola, è microdentata da una parte sola. Ok, questa è microdentata, non può essere limata, e questi microdentini fanno in modo che anche pezzettini più piccoli possano essere presi e tagliati in una maniera molto semplice. Mm-hmm. Normally we cut the with normal scissors and they slide. With these scissors grip the fabric. We can cut and we can hold. Okay. Yes. And one more reason: when we cut fabric, mainly Japanese fabric, homespun or silk, fray a lot. You know, with these scissors. The cut is really, really clean. Okay. Allora, il motivo principale è che i tessuti giapponesi o anche la seta che voi potete utilizzare per fare l'appliqué sono molto sfilacciosi, cioè tendono a siccome sono dei tinti in filo e la seta è fatta di fibre naturali, riescono, magari si sfilaccia. A quel punto, invece, con questo tipo di forbici riuscite a fare un taglio bello netto senza sfilacciamenti. Mm-hmm. And we have the scissors. Can you see them? Okay, so special, so different. Maybe you have never seen something like this. We have two different sizes. Can you see? Allora, large? Sono queste forbici. Yeah. Large and medium. Esatto, queste forbici sono la grande, la larga, e la mm-hmm. No, io ho la piccola, I have in my shop the small and the medium ones. It's okay. Yes, but it's possible to have yes, I will explain to you why we have three different sizes. Okay. Adesso io comunque in negozio queste, ma si può avere anche la più grande. Adesso lei vi spiegherà perché si possono bisogna avere queste in differenti misure e qual è la particolarità anche di questa. Mm-hmm. Three holes and a hook. Why the shape? Normally we hold the scissors in this way, you know, like this. In this way. We have tension over here, and we have tension over here. So we have tendinitis, carpal tunnel. These scissors we have to hold in this way. Pinky in the hook, okay? One, and then two, three, four, and five. All our five fingers hold the scissors, so we have no tension, no pain, and we have more control. I know you cannot try the scissors, but I'm very sure if you could try the scissors, you will love them. Okay? Allora, il motivo per cui è stata pensata questo paio di forbici è perché lei si è accorta che nel lavorare con le forbici spesso aveva male a questa parte del braccio, perché andava a sollecitare sempre questo nervo che perché è un'appassionata e quindi ha sempre tagliato molto. Allora ha trovato questo sistema, ha studiato questo sistema che dà la possibilità appunto di appoggiare tutte le mani sulle forbici e a questo punto rilassare quello che è il braccio e non solo, avere anche una perfetta attenzione nel taglio, cioè la precisione nel taglio è meglio perché usiamo tutte le dita. Mm-hmm. Ok. Why the three different sizes? Can you see here? Can you see the three different scissors? Yes, okay. Of course. I use the small ones. I use them for small pieces and very closed curves. Okay? And then to clip on the inside curves.
Do you want to translate or you want me to finish all of them? No. You can go okay, on, just, so I translate. Just stop me when you need it. Okay. Okay. The large ones, these ones, they are really nice for straight lines and very open curves. But the medium ones, they are almost for everything, except if you want to do small pieces or you want, then I recommend you the small ones. Okay. I know when you try one of the applique scissors, you love them and you want to buy the other ones. But I know sometimes we cannot buy everything at the same moment. So I recommend, the order I recommend to you is medium ones first, then the small ones, and then the large. Okay, allora le forbici sono tre misure, piccola, media e grande. La grande, l'abbiamo visto che la piccola e la media per cosa la utilizziamo, la grande va molto bene per le linee molto diritte e anche per le curve, è molto comoda. Parlando di materiale, i primi che si è giusto anche acquistare e che sono indispensabili per chi vuole approcciarsi a questo lavoro, consiglia la prima e la media, quella che viene consigliata, cioè questa misura. Dopodiché la piccola e in un terzo momento la grande, se uno vuole avere la collezione di tutti e tre. Let me show you something, Francesca. Yes, of course. This is... a block of my new project I'm working on at home, and I'm going to show you how I use, which scissors I use on them. Can you see this? Yes. This is a miniature. Wow. Can you see the flower? Ooh. This is just 5 centimeters here, and there are 56 pieces inside. Ok, allora questa è una miniatura, vi fa vedere cosa vuol dire utilizzare anche le forbici giuste, sono solo 5 centimetri, quel fiore che avete visto è grande 5 centimetri e ci sono 57 pezzi di tessuto triangolini che sono stati applicati in questo spazio di 5 centimetri. Quindi voi provate, guardate, per rendervi conto, per fare 5 centimetri allargate le dita più o meno come le ho messe io. Questi sono 5 centimetri. In questo spazio pensate di mettere 57 pezzettini di stoffa. Sorry, Rosa. Monica Marchesini has a question. Yeah, I wanted to tell you that in this one, yes, I used the small scissors for all that, but for the stems, I necessarily used the big ones. Yes, the big scissors, because they are straight lines and I need a long blade on the scissors. Okay, so I used the small ones and the big ones. Per il fiore è stata utilizzata la forbicina piccola perché comunque sono tanti pezzettini piccoli. Come vedete lo stelo è molto ma molto sottile, però è lungo ed è abbastanza diritto. Quindi per fare e per tagliare lo stelo in questo caso è stato necessario utilizzare le forbici, quelle più grandi. Quindi non è detto che la forbice più grande serve per tagliare una coperta intera. La forbice più grande serve per tagliare in maniera più precisa gli spazi diritti che siano un po' più lunghi di quello che può offrirci uno spazio come questa lama, ok? Esatto. Ok. Sorry Rosa, Monica Marchesini had a question. Is also for yes. They were for left and right-handed people. The reason is that the tension is exactly the same everywhere. So they work for left and right-handed people. Allora, Monica Marchesini, che mi chiedevi se sono anche per mancini, queste forbici vanno bene sia per destri che mancini, perché anche utilizzandola con la mano sinistra, questo sistema dà esattamente la stessa forza all'uso delle forbici, quindi funzionano bene anche per i mancini. Okay, just let me tell them something important, is that these scissors, they are surgical steel. So with this scissors, don't cut paper, plastic, and never sharpen them. If they take care, they are for your life.
Non usate queste forbici per tagliare della carta o della plastica o altre cose. Queste forbici sono dedicate all'uso di questi prodotti. Sorry, there is Clara Maria Pignat. I know and I use all the tool, but not the forbici. The scissors. Yes, thank you. Because I think that is not for left hand. Clara, Rosa già ha risposto, dovresti comunque provare perché sono state studiate in modo che possano essere ambidestre, cioè mancino e non. Ok. Mm-hmm. It's okay. I have replied to Clara Maria Pignat because you have also replied to me. Okay, so now I'm going to show you how to use AppliQuick tools. As we normally do, in the inside corpse, we are going to clip over here. Okay. Can you see that? Can you? Okay. Now we can see. Okay. It's okay. Allora, voi state vedendo che Rosa fa dei taglietti vicino solo sulla stoffa. E fa dei taglietti nella posizione in cui la curva fa questo verso, vedete? E in questo caso dovete sempre fare questi taglietti. Yes. It depends on the curve. The closer the curve is, the more clips you need. The open the curve is, the less clips you need. I mean, quanti tagli ho chiesto? E dunque dipende dalla misura della curva. Se voi avete una curva molto larga, fate meno tagli. Se avete una curva più stretta, vanno fatti più tagli. Intanto una domanda: si può tagliare la friselina? Certo, Teresa Maria, questa friselina è studiata per essere tagliata con queste forbici. È tutto un insieme. Yes. Okay. You can cut the fusible because it's not paper, it's fiber, so you can cut it with the scissors. Ecco, non è carta, noi la chiamiamo carta, ma gli effetti è una fibra. Quindi can you see this? Can you see this picture? Yes, it's of like, course. Can you see here? Less clips, but here in the small curve, in the closed curve, more clips. Ok, vi ha fatto vedere quali sono il numero dei tagli più o meno, o qual è il concetto base di come tagliare la stoffa nelle curve. Mm-hmm. Ok, so now, from now, no fingers, ok? Allora, per adesso, niente dita. Le nostre dita sono le bacchette. And now, we are going to apply the glue. Really important you to apply the glue on the fabric. Don't worry if you touch the fusible, but the glue has to be applied mainly on the fabric, ok? Non preoccupatevi se andate sulla carta, sulla fibra, ma l'importante è che la colla sia messa sulle fibre del tessuto, ok? Le fibre devono essere piene di colla. Ok. You know, the best way to apply the glue is like the kit. You know the kit they do like this? They press and they do this? Do the same. Ecco, il modo migliore per mettere la colla AppliQuick sui nostri prodotti è proprio quella di utilizzare il metodo dei bambini. I bambini calcano giù, fanno così, i più piccolini, e voi fate uguale. Yeah, because what we want is that the glue penetrates into the fabric. When the glue penetrates into the fabric becomes wet and then we can manipulate it, we can play with it. Ok, quando voi spingete la colla sul tessuto, il tessuto si impregna di colla, diventa morbido perché prende questa colla e quindi voi potete muovere il tessuto in maniera morbida su e piegarlo indietro senza fatica. Mm-hmm. The only problem with this glue, I want to tell you something because you can find this. The only problem with this glue is that it doesn't work in some fabrics, in some of them, like non natural fabrics,
like polyester, nylon, doesn't work. For example, another kind of fabrics you have to, you may have problems is, you know, some manufacturers, they put a lot of starch on the fabric because they look nicer. The starch is like a kind of glue, so it doesn't let the glue penetrate into the fabric. So you need, actually, we need to wash our fabrics before using them. But I know sometimes we don't. Actually, we need to wash all our fabrics before to start a project. And then sometimes some batiks, some of them, they come with a lot of wax on it. You need to wash them to eliminate the wax. Okay? Allora, ci sono alcuni prodotti, cioè la colla è una colla perfetta e non funziona su alcuni tessuti. Quali sono questi tessuti? Sono i tessuti non naturali, perché questi tessuti non naturali non assorbono la colla e quindi non assorbendola poi non riescono a piegarsi e a rimanere ben fissati sulla carta e quindi essere piegati. Mm-hmm. Naturalmente però c'è da dire una cosa, che alcuni tessuti potrebbero anche essere bagnati prima e quindi togliere quella parte di appretto che hanno e lavorare meglio. Questo soprattutto dovrebbe essere fatto per i batik, perché noi in tanti noi non laviamo i tessuti quando li portiamo a casa e tutte queste cose, quindi se sono cotoni funzionano, se sono cotoni giapponesi funzionano, se sono tinti in filo funzionano, se è seta funziona, se è un tessuto che all'interno ha del poliestere non funziona. Questo è un metodo anche per capire di che materiale sono fatti, quindi se vi vendono del tessuto che vi dicono che è puro cotone ma non funziona con Apply Quick, potete dimostrare che anyway, I know sometimes we want to do mainly contemporary quilts, and we want to use different fabrics, different textures. And if you try and you don't want to change the fabric, or you don't want to wash it anyway, if you want to use them and the glue, the applique glue doesn't work with them, just use another glue. Okay. Allora, se però in un vostro lavoro voi volete utilizzare diversi tipi di tessuti perché li avete in casa, perché state facendo una cosa artistica e quindi vi serve cambiare il tessuto, a quel punto l'unico sistema è cambiare la colla, perché non c'è proprio modo di far funzionare questa colla su tessuti non naturali. Quindi se proprio vi serve di utilizzare quei tessuti, dovete cambiare colla. But this one is wonderful. You know, you have seen that I applied the glue and I have been working to you. I'm sorry, I have been talking to you and the glue, and I applied the glue in the whole piece. Okay? Avete visto che lei prima ha messo la colla, perché Rosa è tanti anni che fa dimostrazioni, quindi vi vuole far capire anche questo. Lei ha messo la colla e poi ha chiacchierato con noi. Non la deve rimettere perché la colla è ancora presente e quindi adesso può lavorare. Ok. Double point to hold and the flat to turn the similar ones. Can you see the... Or do you want me to approach the camera? Can you see one of the... Your pen is a beautiful idea. I don't know if you can. Ok. You can zoom your camera, no. No, I don't know how to do it. Maybe okay. I help you with my tool. Oh yeah. Oh, look at that. Can't you see better now? No. just me. yes. And now, can you see better now? No. No. So no, no. It doesn't change. So I can help you with... Okay, so double point, I'm going to do double point to hold and the flat to turn the similar ones. Allora, utilizza la doppia punta e utilizza, vedete che con la destra lei sta facendo questo movimento, con una mano, la mano sinistra è ferma, quindi la mano sinistra ha in mano questo qui doppio, che appoggia e che tiene... ecco, ok. Mentre con l'altro, guardate, fa questo movimento in modo che... Adesso vi faccio vedere con questo qua. Ok, fa questo movimento
appoggia il tessuto e lo piega davanti. Okay, this is very easy. What happens when we arrive to the curve? When we arrive to the curve, point and point, and then change. And now we have to do little pleat over here. Quando avete questa parte rotonda, utilizzerete punto punto. Quindi non gli altri, non il piatto e questo, ma le due punte. Vedete che si usano tutti le parti di questi bastoncini. Ok? Mm-hmm. Ok? When we have the shape we want, double point to hold, and then with the flat we press like a little iron. Una volta che voi avete girato con le punte e avete dato il senso del tondo, allora riprendete la punta doppia più la parte piatta in modo che accompagnate e schiacciate un pochettino. Mm-hmm. And don't worry if this is not perfect, because the glue is fresh, and then with the point we can rectify and do it perfect. Non preoccupatevi se non è perfettamente arrotondato, perché la colla è ancora morbida, quindi voi potete pian pianino mettere a posto quello che è il vostro lavoro. Con tanta acqua. E questa è una delle più importanti caratteristiche di questa colla. Beh, questo in italiano ve l'ha detto. Ok. And now again. Double point to hold and the flat to turn the seam allowance. Qui è una passeggiata e quando fa diritto. Ok, vedi, sta girato e siamo ancora allo stesso punto. When you put the glue, you work in a side of your book, and when you Yes, and yes. When you with a notebook. Yes, I prefer white plain because when I apply the glue, I apply the glue on this side, and then I change my pieces to the other side and I work on it. So my pieces are always clean. This is the way. Che lavora sempre con quaderno, possibilmente bianco così non si confonde, quindi senza scritte né niente. Da una parte lo usa la pagina per passare la colla, poi si sposta e utilizza la pagina per girare. In questo modo non si sporca mai il tessuto. Mm-hmm. Okay, this is very easy. Now I'm going to show you how to do a perfect point with applique. Let me do something just if you are able to see it better. What I'm doing, let me do something. I'm trying to. Ah, okay. Let me do. Another table, yes. Hey, it's better. Better now? Okay. Yes, better. Okay, so let me see. Double point to hold again and then with the flat. With. Quindi doppia punta sinistra, piatto. Vedete che arriva fino in cima al punto. Al punto del vertice. Mm-hmm. Okay. Okay. And now we have a point here, right? So now. Andata fino in cima, ha piegato tutto. Okay. Okay. And now with the edge of the flat. Guarda con la parte piatta. Mm-hmm. But with this one, with the edge. Ah, con il bordo della parte piatta. Mm-hmm. Quindi, quindi se parliamo di parte piatta con il bordo, il bordo della parte bordo. Piatta. Sì. We press, we crease over the line, right? The line where we want the fabric to fold. Allora, schiaccia bene, schiaccia mm-hmm. bene, e in modo che poi dopo riesca a piegare l'altra parte di tessuto. Quindi schiaccia bene il margine mm-hmm. del tessuto. And then fold it. E a questo punto piega. Ok. And now. Vedete che è rimasto un pezzettino? Okay. With the point, press over here. When we press with the point, the glue comes up. Allora, con la punta, andate a schiacciare
dove c'è la punta del nostro, della nostra foglia, eccetera. Quando voi schiacciate, la colla sale in alto, quindi sì, rimane qua sopra. So press, fold it, press again, and fold it over again. Quindi voi avrete un puntino, un triangolino. Allora, piegate, schiacciate, se schiacciate con la punta viene sulla colla, quella colla che viene su serve per attaccare la parte sopra, quindi poi schiacciate ancora in modo che vi rimane tutto il tessuto sotto alla punta. Ok, good. Sometimes we need to do one and two, but sometimes we need to do one, two and three, it depends on the angle of the point. Okay. A seconda dell'angolo della punta che voi avete, avrete la possibilità di alcune volte di fare soltanto una piega e un'altra, mentre in alcuni casi dovrete piegare più volte. Se voi schiacciate, la colla sale e vi aiuta a incollare tutto. Vedete che bella la punta che è venuta, quindi è una forma proprio can molto bella. The circle, the point. Yes. Okay. Yes, so now we have to wait minimum 20 minutes, half an hour, minimum, to dry. And then we can stitch by hand of a machine. Allora, dovete aspettare un minimo una, 20 minuti, mezz'ora per farlo asciugare, dopodiché voi potete tranquillamente cucire. Mm-hmm. We can stitch by hand or by machine, both of them. Okay. Possiamo cucire questo appliquick sia a mano che a macchina, e a macchina anche quello con un punto invisibile, a seconda di come siamo pratici e da come abbiamo piacere di lavorare. Anche i, vedete come sono piccoli quei bambini che ha davanti, sono cuciti, mi sembra, tutti a macchina, se le cucito bene. Ecco. So by machine. Per cucire to stitch by hand, we have our silk thread, and by machine we have. Oh, I'm sorry, I have not my. Do you have invisible thread here? Yes. Okay, yes. I have not any right here. White, yes. and the black. Yeah. Mm-hmm. Okay. So. Questo è filo invisibile. Questo è un filo invisibile, chiaro e scuro, a seconda del colore che voi potete utilizzare. E questo viene utilizzato per la macchina per cucire, mentre il filo che ha in mano lei è filo di seta pura e viene utilizzato a mano. Mm-hmm. Our silk thread is a very thin thread. You cannot see it. Non si può vedere, perché il filo di seta è un filo di seta, un capello sottilissimo. It's really, really fine, but it's strong. Okay. La seta è molto forte. Important, it doesn't fray. You know, some silk thread, when we cut it, do this, cracks and opens. Actually, this thread melts into the fabric. Okay? Allora, questo qui si amalgama bene con i tessuti. È il massimo che possiamo pensare di utilizzare. Mm-hmm. And by machine, we have our invisible thread. Our invisible thread is wonderful. This thread is amazing. This is machine applique. Vedete che questo sto appunto dicendo. È this is machine applique. Okay. You know, invisible thread normally is elastic and twist and breaks. Yeah. Our invisible thread is not elastic, it doesn't twist. So we have to use it up and down in the machine, top and bobbin. Normal tension stitch. Quindi conosciamo molte volte conosciamo un filo invisibile per macchina che è un pochino elastico. Quindi cosa succede? Che essendo elastico, quando viene tirato nelle tensioni della macchina, un pochettino fa il ricciolino e non va bene. Tanto è vero che fino adesso ci hanno sempre detto di mettere nella bobina della macchina il filo di cotone o eccetera. Mentre questo filo di nylon non è assolutamente elastico, quindi non fa questo scherzo e può essere tranquillamente utilizzato sopra e sotto, con enorme risoluzione di problemi tra la tensione, tra il fatto che anche dietro non vedrò mai il filo, e quindi una migliore uso anche per la macchina per cucire. Yeah, use it like any regular thread. Don't do anything special. Use it like any regular thread, up and down. Ok, è di usarlo come un normalissimo filo. Mm-hmm. Sopra e sotto.
Let me show you. This is hand applique. Questo è un applique fatto a mano. Mamma. 5 centimetri? Sempre 5 centimetri il fiore, quindi il fiore 54 e 56 pezzi, tutti in 5 centimetri, che non sarebbe neanche il metterli, quanto piegarli 56 pezzi. No, this is, let me tell you about the needles, because this is a really important thing for hand applique. These needles, our needles, they are wonderful. Have you used them, Francesca? Yes, of course. It is a beautiful. They are just amazing. Yes. I don't think I can stitch this with any other needles. Lei pensa di non aver potuto cucire con un altro ago, ma in effetti, guardate, quando ho fatto questo corso, nel venire a casa non avevo ancora gli aghi, perché ho fatto il primo corso e non avevo. E nel venire a casa in treno avevo gli aghi che avevo, insomma, una galera. Quando poi sono arrivati gli aghi e ho provato, e veramente hanno un modo di passare nel tessuto che è proprio diverso dagli altri, passa e è morbidissimo. Ok. Do you want me to tell them how to use the needles, how to use the thread? Sorry? Do you want me to explain them how to use the needles? Yes, yes, of course, yes. Okay, the needles, applique needles, they are a special steel. They are flexible enough, but not too much. And they are like butter. Okay, let me show you. Gli aghi sono fatti in un acciaio speciale che flettono, ma non troppo, e allo stesso tempo riescono a entrare e uscire dal tessuto in maniera confortevole. Okay. I don't know, I'm not sure if you're going to see this very well, but I'm going to try. Premesso che da quegli aghi non può entrare un altro filo. when you cut the thread, the silk thread, we have to cut it in an angle, okay? In diagonal. Okay? Yes, quando tagliate il filo lo tagliate in diagonale. Sembra che un filo non possa avere la diagonale, ma ce l'ha. And when you put the thread into the eye, very important you to use white background. Quando infilate un ago così sottile, l'importante è che voi abbiate sotto un foglio bianco, un tessuto bianco, comunque uno sfondo bianco. Yeah, because the white reflects the light and then the eye looks bigger than it is. Sì, perché il bianco riflette la luce e quindi il buco sembra molto più grosso. Però okay, guardate che il filo entra da solo. I know you, maybe you are not going to see this, but I'm going to. No, 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 riusciamo a vedere. Yes, of course, we don't. We you can't don't see. But okay. I have a needle. Okay. I have a thread. Yeah, maybe they can try there. Can you see the thread? Un attimo, l'ha infilata. The needle. È brava. Can you see the short part of the thread? And yes. And then the long one. Okay? Yes, yes. So. Okay, and now we are going to do this. Allora, voi andrete a fare un. Lei sta facendo due nodi, prendendo one, il filo più corto e il filo più lungo, vicino all'ago. Let me. Two. And. Tre nodi. Can you see it right now? Senza occhiali. Entro lo stesso. In this way, we don't lose the thread when we are stitching. Okay? So se si riesce a vedere, ma in un attimo l'ho infilato. Yeah. Allora, tre nodi, nodi vicino all'ago. So in this way, yeah, we don't lose the thread when we are stitching. Yes. Quando voi andrete poi a cucire non perderete il filo, eh? Mm-hmm. Perché è
è sottile. And here we have the thread, we have the glue, and this is a thick fabric, and the needle goes like nothing. Guardate, it's a shame you cannot try it, because on my demos, on my live demos, I let people to try them and they. È una video dimostrazione così, però penso che lo si veda la facilità con la quale l'ago entra, perché lei durante le dimostrazioni, quando va nelle fiere, comunque fa provare ad ognuno quello che è la, il metodo, cioè la particolarità di questo ago, e quindi vorrebbe che tutti lo provasse, ma in questo momento possiamo fare così. Yeah. Okay. You cannot feel, you have three knots and you can feel them. It's like nothing. No, anche se ci sono questi tre nodi attaccati alla cruna, quando passate vi può venire il dubbio di dire sì, però io quando passo il filo nella stoffa si blocca, non riesco. Invece no, non si sentono neanche questi nodi. Ok, now finally I'm going to show you how to do. Questo I don't know if you will be able to see it, but I'm going to try. Okay? Anyway, allora, non sono sicura che voi riusciate a vedere, però penso che sia 3 mm. 3 mm. Mm-hmm. Okay. Yeah. Anyway, let me show you something before that, because you can use AppliQuick for piecing as well. You can cut your own shapes, but we have our hexagons, the pre-cut fusible. We have this packaging with 500, and it's like this. Okay. Di AppliQuick ci sono anche questi pacchetti dove ci sono 500 pezzi già pretagliati. Mm-hmm. You just need to do this and take it out. Comodissimo. Okay. Let me show you how to do one, because it's really, really easy and quick. Allora, adesso fa vedere come ne fa uno di questi esagoni, perché è divertente anche molto, molto veloce. Let me just iron a little bit, please. Let me iron there. I have my iron in another table. Va a prendere il tuo ferro da stiro adesso. E vi fa vedere come si lavorano facilmente questi esagoni già pretagliati. We have four different sizes. So we have this one, the big ones, and we have the small ones, that one. So you have four different sizes. Ci sono quattro misure differenti di questi esagoni e sono già pronti così nei pacchetti. Ok. Let me see. Ok. I forgot something. I forgot to explain to you something for the points. Something important. So I'm going to explain to you right now. If I find my pen. Where is my pen? Anyway. Okay. You have, can you see well here? Yes, yes. Okay. Yeah. We have a point. Can you see there? Oh, here. Yes. Allora abbiamo un tipo di punta. Okay. We have a point. We cut the similar ones. Okay. Ok, abbiamo questo tipo di punta. Adesso vi fa vedere quella che ha tratteggiato è la misura di tessuto che viene tagliato in più. Ok, don't cut the similar ones in this way. We have to cut it in this way. Non tagliate la stoffa come era nel primo disegno, quindi allungando tantissimo la punta, ma la tagliate con questa piccola curva che lei vi fa vedere sul foglio. We don't need this fabric. Perché non serve quella stoffa che c'è in più, darebbe solo fastidio. On my quills, I never cut the seam allowance, I never cut points. All my seam allowance are rounded. Even when I cut a hexagon like this, my seam allowance is a circle.
Lo stesso principio si applica anche agli esagoni, quindi intorno all'esagono non andiamo a tagliare un esagono più grande, ma andiamo a tagliare un cerchio più grande che raccoglie l'esagono. This is the only way to eliminate all the extra fabric. Okay. È l'unico sistema per eliminare tutto il tessuto in eccesso. So now I'm going to cut the similar ones in the hexagon. Can you see the circle? Potete vedere com'è il cerchio? Vedete che è un cerchio che raccoglie un esagono. Ok. And now I'm going to apply the glue. Mette la colla sempre sul tessuto, appoggia le bacchette con la doppia punta. And remember to press with the glue, okay? Like Don't a chair. Okay. This is really quick and easy. Double point to hold and the flat to turn the seam around. Quindi doppia punta per tenere fermo, punta piatta per girare. Vedete che ha girato la parte dritta, ok? Adesso si One gira. Side. We have a corner here, we have a point here. So we have a corner, we have a point. We are going to use the edge of the flat. Quindi utilizzando il bordo della punta piatta andrà a premere sul punto dove c'è l'angolo. E poi piega. Ok? One point. Mi è chiaro questa cosa? Sentiamo se mi dite qualche Press. Cosa. Three. Crease. Four. Crease. Five. Crease. Crease. And six. Quindi con il bordo della punta piatta voi andate ad appiattire dove, in corrispondenza dove c'è l'angolo, insomma. E poi con la punta piatta girate l'altra parte. Vedete che in un attimo lei ha rivoltato l'esagono. Mm-hmm. Ok. So this is really, really easy. And so sew the hexagon with the machine is the better way. You can sew them by hand. Like normally do, or we can sew them by machine, putting them one with another one and then a small zigzag with the invisible thread. E anche uno vicino all'altro con un piccolo zigzag e il punto e il filo trasparente. Mm-hmm. Antonella Pennini dice: fantastico, Vivian Creando, ho visto il tuo commento prima, ti ringrazio, spero che rimani con noi, e che dice sembra easy e sembra, ma agli effetti lo è proprio, guarda, l'ho detto all'inizio, ero molto scettica nell'appliqué, invece con questo sistema appliqué diventa più divertente, perché per una come me che sono abituata a tagliare con il cutter, quindi a lavorare un patchwork piuttosto veloce, l'appliqué era diventato per me un po' lento, invece in questo caso posso lavorarlo più velocemente. E adesso vi farò vedere i puntini, guardate come sono piccoli. Now I'm going to show you how to do a miniature, finally, how to do this, and then I will finish my demo. Guardate come fare le miniature, queste miniature poi abbiate pazienza, non verranno subitissimo, perché ci vuole un po' di pazienza, ma vengono anche quelle. Ok, to do the small pieces we need two tools, we need applique tweezers and the small scissors, ok? Quindi avete la pinzetta e le forbici piccole. Now I'm going to cut a little button. Con la pinzetta serve, perché sono talmente piccoli che con le mani non si riesce, quindi serve tener fermo con la pinzetta. Can you see the little button? Yes. Okay. Okay, let me iron it, please. Well, I have one iron here. We have two iron, okay? Can you see? Okay, lei ha stirato, quindi stirate. And then we cut the seam allowance. Esatto, sul tessuto, e poi dovete tagliare il tessuto, ricordate che Rosa ha detto all'inizio,
non meno di 3 mm. Quindi, yes, please. Anche se il pezzettino è veramente piccolo, sembra sproporzionato, ma vi serve, altrimenti non riuscite a girare. Okay. Can you see the little button here? Can you see it? Yes, I can see, okay. Yes. Okay, so we apply the glue on. Mettiamo la colla. And now we are going to work with point and point, okay? Two points. E adesso andiamo a lavorare con il doppio punto, quindi la punta a punta, una punta singola e una punta singola. Mm-hmm. La carta si tiene o si toglie nell'esagono, Nadia, attraverso questa carta non si toglie mai perché è incollata, ma la carta una volta che tu la lavori, la tieni in mano e poi laverai il lavoro, si ammorbidisce, non la sentirai più. Okay. And now we are going to place all the fabric into the center. So. Adesso andate a portare tutto il tessuto che avete in più verso il centro del vostro cerchiettino. Mm-hmm. So we start. Can you see what I'm doing? Yes, of course. Okay. 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 Can you see the little button? Yes. Mm-hmm. This little button is not. It's not very good. Can you see? It's not round. I don't know if you can see. Okay. Thank you. Allora, questo circolino al momento non è perfetto come vuole lei. Perché immaginatevi la punta di uno spillo. But don't worry, because with ThapliQuick we can do it perfect. I'm going to show you how, and I'm going to show you my secret. Okay. Adesso vi fa vedere quali sono i suoi segreti. E perché con ThapliQuick non è un problema, questo pallino diventerà perfetto. This is my secret. Parchment paper. Carta di forno. Questo è il suo segreto, carta da forno. When the glue is fresh on the parchment paper and with the flat, with this movement inside, like scooping, we can rectify and we can mold it. Okay. Ok, allora, con la carta da forno, con la sua bacchettina e la punta piatta, e con questo movimento che lei ha fatto vedere, questo è proprio il movimento che rende l'idea, lei lo farà diventare perfetto. Ok, so we start. It's like tucking under. I don't know this word in Italian. Like tucking under. You know what I mean, Francesca? Tucking under. I don't know. What it's like you, you know when you make the bed at home. And you do with the... Ah, è come quando fate il letto, ecco. Yeah. È una parola che non riuscivo a tradurre, comunque dall'idea di quando fate il letto che rimboccate le coperte. Ecco, nello stesso modo, un po' più in piccolino. Yeah. Ok. And now it's really important that the glue is fresh, because if the glue dries very fast, we cannot do that. Ok, l'importante è proprio usare questa colla, perché questa colla rimane morbida. Se la colla dovesse asciugarsi troppo presto, come alcune colle, questa cosa non la potreste fare. You know, with this glue, in this kind of pieces, they are really small, and then all the glue is totally covered by the fabric. So even you have after 45 minutes, you can still mold your little pieces. Siccome il pezzettino è così piccolo, la colla che voi mettete occupa tutto lo spazio del tessuto, e quindi potete anche aspettare anche 45 minuti e potete ancora mettere a posto il vostro pallino. Okay, so when you consider it round, I think now it's round.
Can you see? Quando poi lo lasciate asciugare, vedete che è diventato rotondo, sembra un bottoncino. Guardate, io non so. I think that is about 8 mm. Maybe, maybe 5 mm. Un pallino rotondo. E non solo, ma tutto rivoltato in modo che quando voi lo cucirete e lo potrete lavare milioni di volte che non verrà più fuori il tessuto. Mm-hmm. Ok. So, good, Rosa. This is the, I think this is all, and this is the new way to do appliqué. Yes, è una nuova modo di fare appliqué ed è un modo, Rosa ha cercato questa tecnica il più facile ma preciso possibile, perché ha voluto dare alla sua tecnica una precisione perché lo potessero fare tutti. Mm-hmm. Do you have any question? Anyone have any question? Or you want to ask to me anything? Francesca Boffoli said she is crazy every time I see your demo. But during the demo, a lot of people says that is a beautiful and wonderful idea. Daniela Zamboni said that you know what does it mean tallone d'Achille? Ah, il tallone d'Achilles. In Spanish. I know. Daniela Zamboni was your you have teach in Italy in Pesaro, I think, yes. Some years ago, and Daniela Zamboni was one of the people who participated in your workshop. Thank and, you. And she is a very... Pesaro, maybe 6 years ago in Pesaro. Or I think or seven, I don't know. I don't seven, remember, but... Many years ago, and I remember. When the Appliqué was started in Italy. Yeah. Sorry? Yes. And so she says hello to you. And hello, to her. Very interesting, is very clear and wonderful. Tina Chi says thank you very much. Francesca Boffoli says when you come in Italy, and we don't know, but just like with this we video, you are like in Italy. Hopefully very soon. Like hopefully very soon. Okay. Daniela, thank you. Thank you. Manuela Radin, now we have to try. Yes, of course. Yeah. Luisa Fattor. I've seen in a lot of time, very interesting. I will regard later. And the joke is fantastico. Okay, thank you. Is all okay. Now I have to say that all of your tools are selling in my website. Mm-hmm. So I speak in Italy. Tutti i prodotti che sono stati fatti, che sono stati mostrati da Rosa, sono presenti nel mio sito internet www.tessilesa.it. Ho una sezione Appliqué, ho anche una sezione Kit Start Appliqué con un piccolo sconto e ho anche un kit che potete provare ad utilizzare. Anyway, Francesca, you have to tell everybody that you work a lot with Appliqué. I think more than me, much more than me. You work really, really hard. My God, I follow you on Facebook and I can see all your work and it's and I think how this woman is working. Thank you very much. I work a lot, but this kind of appliqué is made by Maria Teresa because she helped me in my project, and so I have a very good right hand with me. Thank you. Okay, and grazie, ci stai viziando. Tu hai lo schema dell'orte. Daniela Zamboni says that your flower that you showed us is. Do you sell the pattern of the flower? Oh, you know what? You can find the pattern on our website, on Appliqué website. It's for free.
Okay, so allora Daniele, poi andare the nel... only thing, let me tell you, the pattern is I don't know if you have seen the quilt, it's a big quilt and the flower is like that. It's like it's big, but I reduced to this. Okay, size. Okay. Allora, Daniela Zamboni, o tutte quante, trovate il cartamodello del fiore nel sito internet di AppliQuick, www.appliquick, lo trovate come cartamodello free. Ricordatevi che questi fiori fanno parte di un quilt molto più grande, vedete ci sono anche le rose, di un quilt molto più grande e voi non dovete fare nient'altro che una fotocopia ridotta. Una bellissima tecnica, Francesca, se viene da te a fare un corso vengo anch'io. Beatrice, vieni, vieni qua che te lo faccio io il corso e ti insegno tante cose, grazie. Intanto voi prendete magari amicizia con questi prodotti e li trovate sul mio sito www.tessilesa.it. Sono presenti, i prezzi sono gli stessi di Rosa, per cui trovate le stesse, appunto i prezzi sono uguali. Grazie per essere stati con noi. So Rosa, thank you very much to be with us. It is a very good idea and thank you so much because I have an idea every minute. Thank you, and now I hope you to enjoy the class with Francesca because she is really really good and applique and applique. Allora. Sì, si augura che voi veniate a un corso da me perché dice che sono brava. Grazie, grazie. Sei brava. Grazie. Grazie mille. Say hello to your Spain. Thank you. Bye bye. And the sun of your Spain. Oh yes. Thank you. Bye, Rosa. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Ok. Hello. Ecco ragazze, allora grazie, avevo provato facendo dei taglietti negli angoli, era un'impresa, grazie, benissimo Francesca, sempre cose interessanti, sei molto gentile anche Joe, Monica Marcosini sta guardando, Daniela Penini, grazie, bravissime. Ok, allora Rosa ci ha salutato, io tra poco vi saluto, abbiamo fatto una bellissima diretta, molto scorrevole. E vi faccio vedere ancora che abbiamo questo bellissimo kit per chi vuole provare, visto che vi piacciono i fiori. Ecco, questo qui è la magnolia. Ecco, questo è il kit di un cuscino. Nel frattempo noi staremo facendo anche un bel quilt. E il kit del cuscino comprende il cartamodello del pattern, che è questo, vedete che c'è il fiore, poi c'è anche un'altra idea per utilizzare appunto questo fiore, e per chi non ha ancora preso gli stencil, perché in tanti li hanno già comprati, questo è contenuto in uno degli stencil, quindi chi non avesse ancora comprato gli stencil a Tris può comprarlo anche non tre, ma questo qua all'interno del nostro kit che trovate su www.tessilesa.it con questi tessuti sempre in moda Fabris e il nostro piano sul quale abbiamo appoggiato la magnolia, eccola qua, è un tinto in filo diamond di cottone, vedete, e tutto il resto collezione French General. Quindi i nostri prodotti AppliQuick sono disponibili, li trovate, sono gli originali, come avete capito, perché ci tengo a sottolineare che solo l'originale funziona, come vi ha fatto vedere anche Rosa, e abbiamo tutti i fili, abbiamo anche questo starter kit con il quale avete comunque un po' di sconto su quello che sono i materiali comunque necessari. In alternativa ci sono i vari prodotti singoli per chi già lo usa, anche solo la colla, che è un prodotto che si consuma tantissimo, ma avete potuto capire cosa vuol dire utilizzare anche la sua colla, avete visto con quale anche piacere lei lavora il suo appliqué. Ok, non so se ci sono altre domande. Marina Genovesi, diretta bellissima e molto utile, grazie mille Marina, mi fa piacere, questo lockdown ci ha dato modo
di diciamo usare nuove tecniche e vedo che comunque sono molto interessanti. Poi c'è Monica Marchesini, grazie a tutti e due. Franca Forti ci ringrazia. Ecco, se avete poi qualche domanda, non preoccupatevi, mi mandate un messaggio, che magari è più semplice vedere il messaggio che non il commento all'interno di tutta una discussione che abbiamo fatto. Guardatevi ancora quante volte volete il video, perché comunque ci sono sempre delle cose che si possono carpire ogni volta che si guarda. Condividetelo, mi fate piacere, invitate i vostri amici nel nostro gruppo Amiche di Francesca Miglierina, dove penso che ormai avrete capito che cerco di darvi il più possibile di quello che sono i corsi, i tutorial per l'uso dei prodotti, materiali, tecniche che siano divertenti, creative, ma anche che abbiano un fondamento di, appunto, di tecnica ben studiata, sì, eccetera. Quanti tipi di bacchette ci sono, Beatrice, d'inizio? Beatrice, le bacchette sono un pacchetto solo, sono queste. All'interno ci sono due bacchette che sono quelle che servono. Cioè il pacchetto è solo questo, non c'è da dire voglio uno o quell'altro. I prodotti sono così, la bacchetta, poi c'è appunto la colla. Nel pacchettino della colla ce ne sono due. Giusto, perché comunque Rosa sa che una non basta mai, a parte la Franca che mi ha scritto all'inizio che l'anno scorso ha comprato la colla e non l'ha più usata. Oh, a Franca, ma no, anche no, se no non ce la caviamo più. Questo è quello che c'è dentro nel pacchetto. Gli aghi sono, adesso ve lo dico, all'interno del pacchetto sono tanti, sono 15 aghi, i fili sono a uno. E poi ci sono le forbici, all'interno del sito trovate l'opzione di colore, le forbici, le misure, eccetera. Comunque anche gli aghi sono proprio tutta un'altra cosa. Enrica, grazie a te per essere stati con noi. Dunque, Enrica Bovo, Enrica Griglio, Laura che sta guardando, molto interessante e particolare. Provate a utilizzarlo, perché è veramente divertente, rilassante, e soprattutto si ottengono i lavori fatti bene con questo sistema. La matita che voi vedete, allora questa qui che Rosa non l'ha spiegata, perché allora questa è una matita che voi vedete graffite nera. Ok, la trovate nel sito. Questa nera serve per scrivere sulla carta dalla parte della colla, cioè la fibra di Appliquick, quel tessuto, non tessuto bianco, ha una parte con la colla e una parte senza. Perché questa cosa? Per esempio, se noi abbiamo una bambolina della Saint Bonnet che è girata verso destra, noi normalmente dovremmo fare la fotocopia specchiata e poi lavorare. Mentre con questa matita noi cosa facciamo? Appoggiamo la carta sul disegno dalla parte non adesiva e andiamo a disegnare sulla parte adesiva verso di noi. In questo modo noi otterremo il lavoro senza bisogno di specchiarlo, perché si specchia già da solo. Poi c'è la matita bianca, invece questa matita bianca è una matita che serve per disegnare sul tessuto, quindi resta il segno anche sul tessuto. Le altre cose Rosa le ha spiegate benissimo. Volendo, io ho tagliato perché non sapevo ancora che c'erano disponibili direttamente da Appliquick, comunque di carta Appliquick, vedete, ho tagliato degli esagoni allungati, degli esagoni normali, ho tagliato dei quadrati, e questi qui sono pacchettini già pronti per essere stirati sulla stoffa, in modo che voi possiate poi unirli tra di loro e lavorare gli esagonini. Questi non li ho ancora messi sul sito, li devo mettere. Per il resto ho messo tutto. Ok, allora grazie a tutte, io vi saluto. Qui sembra che sia diminuita l'acqua, piove un po' meno. E vi do appuntamento alla settimana prossima, che c'è un bel video tutorial giovedì prossimo, dove impareremo ad utilizzare i cake mix. Esami quanta storia. Non è questo giovedì? No. Ah.
Giovedì prossimo saremo in diretta qua su Amiche di Francesca Migliarina, impareremo ad utilizzare i cake mix, cioè quei blocchi moda, di moda, non di moda perché vanno, di moda fabrics, che servono per cucire un patchwork in maniera spensierata. Quindi faremo questo corso alle 13.30. Comunque negli eventi trovate tutto, cliccate parteciperò. Se voi cliccate parteciperò, ci pensa Facebook ad avvisarvi che sono in diretta. Ok, ecco, c'era anche tartarughina. Oh, la tartarughina, che è un pezzo che non la sento più. Grazie. Benissimo, siamo rimasti comunque in tanti, vedo che siete curiose e avete avuto piacere di stare con noi. Un abbraccio a tutti, c'è qui Esa con me che vi saluta. Ciao ragazze. no, settimana prossima, non questo giovedì, dice Belvina. Io adesso guado a vedere perché mi viene in mente. Controlliamo un attimo. Visto... magari mi sbaglio io. Secondo me. Aspetta, dov'è che lei? Gli eventi del gruppo? Negli eventi. Devo insegnare tutto alla ESA. Allora, io sono qua, amica di Francesca. Altro. Ma che telefono ha la ESA? Dai, ma ditegli qualcosa. Visualizza informazioni sul gruppo, no? Dove sono gli eventi? Beh, se ho sbagliato la data, me lo faccio questa che settimana. Sia questa settimana qua ad aver visto. È già subito questo giovedì, aver letto da qualche parte, però... Sì, ciao. È tornata. È tornata. Che mix è che... Hai. Te usa, vi rendete conto? Aspetto le vostre risposte. Angiro, bonjour Anne. No. Però il francese non sono capace. Francesca Cominato, sei arrivata adesso, peccato, ti sei persa una direttissima proprio. Cristiana invece c'era, io ho inviato i saluti. Ciao a tutte. No, ma guarda, la ESA non l'ha ancora trovata. L'ha già trovato lei. Ma io non l'ho trovata. Non l'ha ancora trovata la ESA, l'abbiamo persa. No, non l'ho trovato. Eppure mi sembrava di aver visto un giovedì alla 1:30, che è un giovedì. Dove cavolo l'ho vista? Non ce la possiamo fare. Ok ragazze, basta, tanto la ESA non ce la fa, stanno andando via tutti perché si sono stancati di aspettarti. Vi saluto, faccio così perché così devo schiacciare. Ciao, buona serata. Oh, mi raccomando, apri quick, eh. Ciao.